Quando furono nelle vicinanze di Gerusalemme, verso Betfage e Betania, nei pressi del Monte degli Ulivi, egli inviò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate nella borgata che vi sta di fronte, e appena entrati in essa, troverete un puledro legato sul quale nessuno si è mai seduto. Scioglietelo e menatelo qui. Se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà subito qui». Quelli andarono, trovarono il puledro legato presso una porta, fuori sulla strada. Lo sciolsero, ma alcuni che stavano lì dissero loro: «Che fate voi? Che sciogliete il puledro?» Essi risposero come Gesù aveva detto, e quelli li lasciarono fare. Quindi portarono il puledro a Gesù. Vi misero sopra i loro mantelli, e Gesù vi si sedette sopra. Allora molti stesero i loro mantelli sulla strada, e altri fronde verdi tagliate nei campi. Tanto quelli che andavano avanti, quanto quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno del Padre nostro Davide che viene. Osanna nel più alto dei cieli». Così entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e quando ebbe osservato ogni cosa, poiché l'ora era già tarda, uscì verso Betania insieme ai dodici. Il giorno dopo, uscendo da Betania, ebbe fame. E avendo visto da lontano un albero di fico in foglie, andò a osservare se per caso vi trovasse qualche cosa. Ma appressatovisi, non vi trovò che foglie, poiché non era stagione di fichi. Allora, rivolto al fico, disse: «Mai più in eterno qualcuno mangi frutti da te». E i suoi discepoli sentirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, incominciò a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi. E non permetteva che alcuno trasportasse oggetti attraverso il Tempio. Poi incominciò a istruirli, dicendo loro: «Non sta scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto una spelonca di briganti». Udito ciò, i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo perire. Infatti ne avevano paura, perché tutto il popolo era stupito per il suo insegnamento. Quando si fece sera, essi uscirono fuori della città. Ripassando al mattino presto, videro il fico che si era seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordandosene, gli disse: «Maestro, guarda, il fico che tu hai maledetto si è seccato». Gesù, rispondendo, disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità, vi dico che se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, e non esitasse nel suo cuore, ma credesse che avverrebbe ciò che dice, gli sarà concesso. Perciò vi dico, tutto quello che chiedete nella preghiera, credete di averlo già ottenuto, e vi sarà concesso. Quando poi state pregando, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi i vostri peccati». Giunti di nuovo a Gerusalemme, mentre egli passeggiava nel Tempio, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani. E gli domandarono: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato tale autorità per farle?» Rispose loro Gesù: «Vi voglio domandare una cosa sola. Rispondetemi e poi anch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Quelli allora ragionavano tra loro dicendosi: «Se diciamo dal cielo, dirà: perché dunque non gli avete creduto? E se dicessimo dagli uomini,
ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse stato davvero un profeta. Perciò risposero a Gesù: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose».